vuole contrastare la rigidità con cui vi state ponendo. State ponendo la vostra proposta, che non vuole avere orecchie, non vuole ascoltare quanto di buono viene proposto da noi della maggioranza. È incredibile essere ancora qui in aula ad ascoltare, è incredibile ancora essere in aula ad ascoltare i nostri emendamenti che stiamo portando avanti da tempo, perché dall'altra parte troviamo un muro di gomma. Noi abbiamo portato avanti le nostre proposte, erano molto flessibili, avreste potuto accogliere gli elementi molto positivi in tutto quello che noi abbiamo detto. Eppure siamo qua in aula a parlare di canguro, di lepri, di elefanti, di coccodrilli, sembra di essere in uno zoo. È stato svolto un percorso in aula intenso nella prima parte di confronto che ha prodotto una buona parte di legge, questo lo avete ammesso anche voi, quella sarà la nostra proposta di legge, perché abbiamo modificato buona parte del vostro testo di legge. Siamo andati avanti, non avete mai offerto un momento di trattativa, tutte le volte che abbiamo tentato il confronto non siamo l'usciere arrivati... L'usciere Conte, cosa sta distribuendo l'usciere Conte? Non siamo arrivati mai a... Vedo che fa il lavoro degli uscieri. Un attimo. Non siamo arrivati mai a un punto. Siamo arrivati anche a dover chiamare il presidente Zaia per... Un attimo, c'è un po' di confusione. E poi proverò, tirerò fuori anche questa... Abbiamo dovuto andare noi dal presidente Zaia, c'è stata la discussione con il capogruppo dove abbiamo portato la nostra proposta, una proposta linda, snella, e ci sono lasciati i nostri capogruppo con a domani in aula con una proposta. La vostra serietà è che stamattina la proposta non c'era e stiamo andando avanti con questa vostra vecchia idea di progetto di disegno sul territorio che non ha nulla a che rispondere alle vere esigenze dei cittadini. Avete il coraggio o no di fare una vera riforma sanitaria? Questo è il momento. Peraltro dovete stare molto attenti perché il vostro presidente si arrabbia se non lo ascoltate. La invito a rimanere sulla questione. La questione del comma 1 è che se non portate avanti, se non ascoltate il vostro presidente si arrabbierà, perché ha fatto una campagna elettorale a parlare di 7 ULS, l'avete fatto innervosire, vi siete rotti, è palese la vostra frattura, vi siete rotti molto, sì, anche. Vi abbiamo dato la possibilità di avere delle finestre con cui salvarvi e probabilmente anche i 500 emendamenti depositati vi fanno comodo, così non dovrete arrivare a prendere una decisione che vi frantumerà ancora di più. E adesso voglio tirerò fuori una, credo che l'assessore Luca Coletto, assessore regionale, sa tutto, però è il momento questo di, questo è il primo giornale, un giornale che esce in provincia di Verona, che l'assessore Coletto conosce, e ci sono delle cose che io vorrei capire. Abbiamo chiesto più volte spiegazioni sul perché Verona non debba avere, no, l'US unica, le due US, non, in aula queste risposte non sono mai avvenute, le dobbiamo prendere sul giornale, è questo il modo di far politica? Magari averne discusso in aula ci avrebbe convinto, perché leggendo quello che lei dichiara è anche condivisibile, io ho capito molto da quello che lei dichiara. Il problema è un altro, il problema è che nel territorio si generano dei malesseri importanti, di malesseri che partono dal fatto che, ad esempio, si dice che il 31 maggio scorso vi erano le possibilità per fare un ULS per salvare l'US 21, il titolo è e Coletto diceva che salverò l'US 21, è un pezzo del direttore... La richiamo per la seconda volta la questione. È il direttore Massimo Rossignati. Esatto. Cioè, non è... E qui lascio un punto di domanda. Non è che... Un attimo. Non è che... Brusco, se ne faccio una ragione, è fatto così. Ho ancora 10 secondi. Ora, qui si dice... Qui ci sono tre messaggi. Il messaggio del 31 maggio si poteva fare. Il messaggio di oggi è non si può più fare. E il messaggio di domani è, nonostante quel comma che vi può permettere di istituire la ULS, non è che non si potrà più fare? Grazie.